Per favore, facciamo tutto il video così, grazie. Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati e bentornati e benvenuti a quelli che mi vedono per la prima volta. Mi è arrivata finalmente la Clio Box. Scusate, no, è scritta di qua. È al contrario, bene, perfetto. Quindi, Clio Box. E sono eccitatissima. Sono emozionatissima di aprirla con voi per la prima volta. Prepariamoci, facciamo un respiro profondo e adesso la metto qui e ve la apro piano piano e vi faccio vedere tutto. Allora, ragazzi, come potete vedere, qui ho tolto tutti i prodotti. Comunque è fornita di 4 creamy love, 4 liquid love, il mascara Dark Love e la palette First Love. Allora, innanzitutto adoro il disegnino qua, gold, con lei disegnata e più o meno tutti i prodotti riportati che ci sono dentro. E questa la terrò come una reliquia, la box. E passiamo a farvi vedere tutti i prodotti. Poi comunque nell'info box vi metterò tutti i prezzi delle cose singole, perché questa l'ho pagata 99,50 e sarebbe invece costata 151,90, quindi 10 euro ogni prodotto. Direi che è un affarone. Quindi passiamo a farvi vedere tutti i prodotti. Allora, la chiacchieratissima e la amatissima First Love. Non potete immaginare da quanto tempo io la bramassi e l'ho qui tra le mie mani. Innanzitutto guardate il packaging, cioè toppissimo. Poi si apre facendo slide, a quanto ho capito. Sì, esatto. E questa è la palette. Quindi qua vedete c'è lo specchietto, scusate, trasparente. Questa è la palette. Cioè, io sono follemente innamorata, ve lo giuro. E Clio ha appena annunciato che nei nuovi pop-up, a partire da quello di Napoli, ci saranno 20 cialdine singole e con appunto palette componibili 4 cialdine ognuna. E non vedo l'ora di usarla. E vi ho mentito quando ho detto che l'avrei aperta con voi la prima volta, perché ho già su un liquid love che ora vi faccio vedere e ho già su il mascara Dark Love che avevo già. Come potete vedere c'è anche qui, e dato che ce l'ho di già farò un giveaway sulla mia pagina Instagram. Sì, lo so, è poco per essere il primo giveaway, ma meglio che niente. Spero che comunque la gente partecipi e potete trovarmi su Instagram con lo stesso nome. Poi i creamy love sono 4. Questo è il packaging classico. Qui c'è il, no, qui c'è il nome, qui c'è il marchio dei Creamy Love e qua c'è Clio. Dunque, questo è il mio preferito. Non, vi giuro che non ho fatto apposta a prenderlo per primo. E è Dominique. Quindi questo colore, diciamo, amaranto. C'è anche un tocco di malva, secondo me, e io non vedo l'ora di provarlo, soprattutto per Capodanno, per Natale, e deve essere bellissimo. Poi abbiamo Mama Note, che anche questo non saprei se definirlo malva, rosso, eccetera, però adoro perché innanzitutto l'ha dedicato alla figlia Grace, come Sweet Grace, che io ho sia Baciami Stupido che Sweet Grace e non vedo l'ora di ampliare la mia collezione. E poi passiamo a... nel frattempo mi sono dimenticata quello che volevo dire. Comunque passiamo agli altri. Questo è Sei Mio, questo nude, che io adoro i nude. Cioè io vado da un'estremità all'altra, o rosso o nude. Quindi vedete, questo è Sei Mio, scusate la poca risoluzione, ma... E...
penso il più venduto di tutta casa Clio, il più famoso, quello che quando Clio fa il restock va sempre a ruba, è MLBB, quindi sarebbe My Lips But Better, cioè il colore delle sue labbra, ma ovviamente meglio, come dice il nome, e lo adoro. Poi passiamo ai Liquid Love. Torno subito, li apro tutti e ve li faccio vedere. Poi abbiamo Deep Orchid, che è questo colore appunto orchidea, che ragazzi per l'estate è bomba, è la bomba. Cioè io non vedevo l'ora di averlo, cioè avevo in mente di comprarlo, ma ovviamente finivo sempre i soldi. Comunque non vedo l'ora di ampliare la mia collezione, veramente. Poi abbiamo Fire Kiss, ragazzi, questo è il rosso per eccellenza. Cioè, non so quante volte dirò adoro in questo video, ma adoro tutto. Comunque, per Natale, anche questo. Poi abbiamo Peach Nude, che è questo succo addosso. Molto bello, che poi non appiccicano, si asciugano subito e danno alle labbra quell'effetto vellusato che... E come ultimo abbiamo 1982, il suo anno di nascita. Anche questo è un nude molto carino. E ovviamente fatemi sapere se volete, non so, swatches, lip swatches, sia qui che su Instagram. E fatemi sapere se vi è piaciuto, perché ovviamente ho voluto dedicare a Clio un video intero perché io l'adoro, ve lo ripeto in qualunque video. E seguitemi su Instagram, seguitemi qui, cioè iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se l'avete comprata. E ciao!